Soliva dell'omonima pizzeria, ma soprattutto maestro pizzaiolo della Scuola Italiana Formazione. Partiamo prima dalla tua formazione di pizzaiolo. Tu sei un pizzaiolo anomalo in quanto ha avuto modo di studiare, di formarsi e grazie a questa formazione non solo sei titolare di una pizzeria, ma anche e soprattutto sei titolare di una scuola di formazione. Ecco, se ci dai un po' di quelle che sono le coordinate del tuo cursus, sia professionale che studioso. Attualmente sono titolare, come hai detto tu, di una scuola di formazione che si chiama SIF, che vuol dire Scuola Italiana Formazione, e si trova a Mugnano, nella zona nord di Napoli. Che cosa faccio io? Io attualmente mi reputo pizzaiolo, però sono un tecnico alimentare e insegno, diciamo, sono docente della mia scuola, in quanto cerco di formare qualsiasi tipo di persona, ma più che formazione creo progetti sulle persone. Progetti perché? Perché noi intendiamo che una persona viene da noi perché vuole, diciamo, cerca un punto di luce, e noi riusciamo a fare un vestito e vestito addosso a lui. Ecco, diciamo anche che tu, oltre a ragazzi che normalmente si iscrivono, accogli anche ragazzi disagiati con una serie di problematiche alle spalle. Questa, diciamo, è uno dei miei primi obiettivi, anche perché è un indolo che ho sempre avuto, riuscire a chiudere il cerchio con persone che hanno bisogno e quindi dargli una mano, stendergli la mano. Attualmente la scuola ospita dei ragazzi di case famiglie, ovviamente abbiamo anche avuto persone più di 50 anni, 60 anni che hanno deciso di cambiare attività, anche perché nella loro attività non c'era più spazio, e quindi hanno deciso di inserirsi in questo mondo lavorativo, e anche allora abbiamo dato a loro l'opportunità di portarli sul lavoro. Tengo a precisare che la scuola ovviamente c'è una banca dati dove ci sono tante pizzerie a livello nazionale e anche a livello europeo, dove cercano pizzaioli, no? Quindi noi formiamo persone per quelle pizzerie, quindi veramente facciamo un vestito per ogni persona. Diciamo che tu in un anno arrivi a formare anche a 450 o pizzaiolo, e a fianco a questo hai però anche una scuola che incrementerà sempre di più, che è quella di cucina, quella di pasticceria e anche quella dei barman, per cui tutte professioni che adesso stanno sicuramente crescendo molto nell'ambito sia campano ma anche nazionale e internazionale. Però veniamo alla pizza. La tua proposta quest'anno per il Pizza Village, che tipo di pizza fai, cioè qual è la tua tipo di impasto, di idratazione, e quali sono le proposte che hai portato quest'anno al Pizza Village? Allora, senti, proprio la curiosità, perché siccome io partecipo sempre a manifestazioni, quest'anno sono stato al Cibus e ho conosciuto anche Cannavacciuolo. In occasione di questo ho creato una pizza col gorgonzola, perché lui è testimoniante del gorgonzola. Quindi ho fatto una pizza mela verde e gorgonzola, quindi gorgonzola dopo ovviamente, e dolce e salato. Devo dire la verità, siccome questa è una città di tanti turisti, noi abbiamo visto che questa pizza piace molto a quella fetta di turismo che viene qua a trovarci. Quindi infatti tu giri in attimo la telecamera, al tavolo ci sono turisti che cercano questa pizza, che è molto buona, e devo dire la verità, sta avendo anche molto molto gettonata anche da chi opera in questo settore, e la stanno venendo a provare. Sono contento di averla messa affiancato, ho messo una pizza ovviamente che sposa sia alla zona dove siamo, via Partenope, e sia all'associazione dove io sono il fondatore di questa associazione, che si chiama Partenope. La pizza Partenope è una pizza con gamberi, crema di limone,
rucola e scaglie di limone, che devo dire la verità, siccome noi siamo anche un periodo di giugno, è ben accetta. Quindi sono due pizze che secondo me abbiamo fatto bene a scegliere, perché stiamo avendo molto successo. Che tipo di idratazione e che tipo di impasto fai? Guarda, noi come scuola siamo, posso dire che siamo bravi a tutti i tipi di impasti, però quest'anno noi qua, siccome abbiamo una vendita, diciamo, vendita frenetica di pizze, abbiamo scelto di portare una STG, una pizza tradizionale con una lievitazione di 24 ore. 24 ore di lievitazione, perché riusciamo a gestirla bene e abbiamo anche una buona digeribilità. Lo sai bene che quando la lievitazione è lunga, noi facciamo, si incontra con la maturazione, quindi una buona digeribilità è un buon prodotto. Con una farina ovviamente che è sponsorizzata da Caputo, ovviamente, anche perché la scuola, noi oggi abbiamo Caputo che sponsorizziamo bene e la gente è ben accetta questa farina. Noi abbiamo creato un impasto, un incrocio di farine che effettivamente sposano bene anche con i nostri prodotti.